Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scherzo Moderato. Oggi è il 2 maggio 2020, vi voglio parlare di nuovo dell'app Immuni e specificamente dei problemi relativi alla privacy che molti si stanno strappando i capelli, io ho già dato da quel punto di vista, però mi sembra che stia venendo, diciamo, affrontato il problema dal punto di vista sbagliato, o meglio c'è un dettaglio che non viene affrontato per niente, ovvero il problema della legge sulla privacy in sé. Io, che comunque sono sempre stato o un imprenditore o una persona comunque che aveva magari da gestire altre persone, mi sono trovato spesso a scontrarmi col problema della privacy. Perché? Perché io non lo sapesse, e per non rischiare di dire cavolate, potete guardare sul mio monitor, ve lo faccio vedere, sono andato a controllare su due siti. Un sito si chiama Mondo Privacy, l'altro sito si chiama La Legge per Tutti, e questo mi sono letto bene tutto l'articolo, che spiega come funziona la legge sulla privacy nel momento in cui si sta parlando del rapporto fra il datore di lavoro e il dipendente. Ora, qual è il discorso? Il discorso è che il datore di lavoro non può mettere una telecamera per controllare che il dipendente stia effettivamente lavorando o non stia cazzeggiando. E questo diventa, a mio avviso, un problema, e non, cioè, lo è sempre stato un problema enorme. Chiariamo una cosa: io volevo aprire un'attività e mi sono trovato con questo problema qui, perché era un'attività che io volevo aprire, lavorarci dentro per un paio d'anni finché era lanciata, e poi lasciarla in mano ai dipendenti e prendermi una rendita da quello che era il profitto, cosa che sono stato dissuaso dal fare quando mi sono reso conto che io non avrei mai potuto lasciare l'attività in mano completamente ai dipendenti senza poterli controllare. E siccome non volevo prendermi questo rischio, perché insomma di fetenti in giro ce ne sono molti, ho evitato del tutto di aprire questa attività. E quindi dov'è il discorso? Il discorso è che il titolare non può fare una cosa del genere, non può controllare che, per esempio, non può emettere una telecamera in fabbrica per vedere che un dipendente non vada ogni 20 minuti a farsi la pausa sigaretta. Non lo puoi fare. E questo diventa ancora più stridente, secondo me, ed è il momento giusto per attaccare un concetto del genere che è assolutamente sbagliato, ok? Nel momento in cui ci siamo resi conto, grazie, diciamo, alla sfiga della pandemia globale, abbiamo però la possibilità di vedere anche che certe cose si possono fare, per esempio lo smart working, parola fighetta per dire lavoro da casa, quindi chiamiamolo lavoro da casa, il lavoro da casa. Tanta gente che fa lavoro amministrativo, lavoro da ufficio, anche che lavora per lo Stato, può tranquillamente fare il lavoro da casa. Però il datore di lavoro o magari il dirigente statale dovrebbe essere abilitato a controllarti in ogni momento se sei al computer e stai lavorando, o sei andato, magari ti sei preso la cicletta e ti fai mezz'ora di cicletta durante l'orario di lavoro, o vai a fare la spesa. Perché, voglio dire, soprattutto in Italia lo sappiamo molto bene quanti dipendenti dello Stato la mattina timbrano il cartellino, poi vanno al bar, poi fanno la sigaretta, la pausa sigaretta, e alla fine lavorano, se è tanto, 2 ore al giorno, ok? Ma la tecnologia per fare una cosa del genere c'è già. Sarebbe facilissimo. Tu metti il computer da cui lavora il tuo dipendente, che è a casa, sempre, diciamo, con la telecamera sempre aperta e con lo schermo sempre condiviso, in maniera che il dirigente pubblico in ogni momento può dire: cosa sta facendo Jimmy da Dubai? Sta lavorando o no? Fammi vedere il suo monitor. Boom, apre il monitor e vede se io sono magari su un foglio Excel a calcolare quello che dovrei fare, o invece sono andato su escortforum.com per vedere se posso uscire con una prostituta stasera, ok? È normale, è giusto. E il lavoro da casa è una cosa fantastica, dovrebbe essere incentivato. Pensate se 1 milione di persone da domani lavorasse da casa. Ci ritroveremo 1 milione di persone che intasano di meno le strade, meno parcheggi occupati, meno inquinamento,
più efficienza, perché lo smart working fatto bene è sempre più efficiente, meno stress di andare al lavoro, quindi comunque la gente recupera la propria vita, perché il tempo che tu perdi da spostarsi dal punto A al punto B, soprattutto nelle grandi città, mezz'ora, tre quarti d'ora ad andare, magari mezz'ora, tre quarti d'ora a tornare, è un'ora e mezza della tua vita tutti i giorni buttata nel cesso. Ok? Tutto questo si potrebbe fare, ma garantendo che il dipendente lavora per davvero e non cazzeggia, perché poi col computer davanti è facilissimo distrarsi un attimo, soprattutto al giorno d'oggi, fra Facebook, Twitter, Instagram, questo, quell'altro, è un attimo che uno apre Facebook o che guarda WhatsApp, eccetera. E se già la gente si distrae molto, e ribadisco, soprattutto nel settore statale, adesso, quando è sul posto di lavoro, figuriamoci quanto sarebbe ancora più facile che molte persone cadessero nella distrazione lavorando da casa. Ma non li puoi controllare per i motivi che dicevo prima. Pertanto, qual è l'unico modo sensato? È rivedere la legge sulla privacy, fare dei nuovi contratti dove uno dice sì, io lavoro da casa e la webcam del mio cellulare è accesa per tutto l'orario lavorativo e in ogni momento tu puoi controllare quello che sto facendo, e a quel punto è un vantaggio veramente per tutta la società. Purtroppo devo dire che né il governo né l'opposizione, che passa il tempo a sbraitare, ad abbaiare alla luna, ma non a fare proposte concrete e sul lungo termine per veramente migliorare la società italiana, perché se c'è una cosa che abbiamo visto è che noi tecnologicamente siamo molto indietro. Quindi iniziamo a ragionare su passi avanti tecnologici che possiamo fare, che poi non è niente di speciale, però questo va fatto cambiando le leggi attuali che non sono aggiornate. Trovo che sia un argomento che vale la pena discutere, quindi invito tutti quanti a mettere un loro commento sia su Facebook che su YouTube. Come sempre, un bel pollicione alzato, condividete il video se vi è piaciuto e se volete discuterne con i vostri amici, seguite il canale mettendo mi piace o segui su YouTube, così mi aiutate a far crescere questo canale di informazione. Ci vediamo al prossimo video, state informati, ciao!